Italy Room è un luogo dove tu puoi gustare i cibi tipici della gastronomia italiana, ma puoi anche asportarli per consumarli poi a casa in tutta tranquillità, ma è un luogo dove puoi fare anche cultura del cibo, dove c'è, dove si fa formazione sul cibo, ma anche sull'alimentazione, coinvolgendo anche i bambini, gli adulti, per creare quella cultura dell'alimentazione che poi è importante anche per preservare la nostra salute. Noi abbiamo avuto il privilegio di poter essere fornitori di questo format, di questa grande catena che rappresenta l'eccellenza del cibo italiano, grazie a dei contatti che abbiamo avuto tempo fa con il proprietario Oscar Farinetti, imprenditore nel campo degli elettrodomestici con la catena Unieuro, che ha ceduto 10 anni fa per iniziare questa nuova avventura. E ci siamo trovati subito in sintonia con Oscar Farinetti, perché lui ha da subito su Italy Room ha voluto fare un luogo dedicato alla qualità, all'eccellenza, e per cui è stato facile trovare un punto d'incontro, perché anche noi vendiamo qualità e cerchiamo di fare le cose nel miglior modo possibile. E Italy Room è un progetto molto complesso, molto lungo, una progettazione che è durata diversi mesi, una fase di cantiere che è durata diversi mesi, un sistema molto complesso che nasce con l'esigenza di essere un sistema dedicato principalmente alla diffusione sonora di qualità, quindi una qualità per intrattenere il cliente durante il suo vagare all'interno di questo luogo mentre cerca il cibo più adatto alle sue esigenze del momento. Ma anche un sistema sonoro che poi serve a messaggi di cosiddetti messaggi di paging, quindi di annunci di servizio per il personale, ma anche per delle informazioni al pubblico, tutta la parte che riguarda la sicurezza, quindi diffusione sonora ai fini dell'evacuazione guidata in caso di emergenza. Il centro si compone di 4 piani, sono complessivamente 24.000 metri quadrati di superficie. Ogni piano è suddiviso in 12 zone, quindi sono circa 48 zone complessivamente. Su ognuna di queste zone noi siamo in grado di differenziare il messaggio, che può essere o musica di sottofondo o annuncio di servizio o sistema di evacuazione. E l'impianto radio poi si completa con alcuni sistemi indipendenti che riguardano il centro congressi, le sale dove si fa formazione e il ristorante Italia. Il ristorante Italia è importante perché sempre nel rispetto di questa filosofia dell'eccellenza è un ristorante che ha al suo interno 3 opere originali di Modigliani. Quindi l'ospite può cenare, tra l'altro dei cibi assolutamente raffinati e provenienti dalle più diverse regioni italiane, con un menù dedicato ogni sera, e contemporaneamente godere la bellezza di queste opere d'arte. La trattativa con il signor Farinetti è stata lunga, ma non difficile, perché comunque da buon imprenditore ha cercato di ottenere il massimo della nostra collaborazione. È comunque rimasto molto contento sia della qualità dell'installazione, ma soprattutto anche del lavoro svolto e del supporto, anche post vendita. Noi continuiamo ad operare e a supportarli dal punto di vista tecnico per qualsiasi esigenza loro abbiano all'interno di questo centro. Quindi si è creata una partnership interessante, che è andata al di là della singola vendita di questo impianto. Tant'è vero che probabilmente abbiamo l'accordo verbale di fornire i prossimi 4 negozi che si apriranno, Piacenza, Firenze, Bari e Milano.